Ciao a tutti da Miranda! Vi saluto oggi insieme alla mia Pucci prima che inizio il video. La lasciamo andare, che ne dite? Benvenuti sul mio canale! Vi piace Pucci? Ha 15 anni, ce l'ho con me da quando avevo un mesetto. Pensate, era piccola come un topino. Piccola, piccola! Ciao Pucci, saluta! Ciao! Allora, oggi andiamo a fare un interattivo. Le notizie che sto aspettando, che esito avranno? Adesso lo vedremo, appunto, con gli oracoli. Andiamo a fare il metodo, le tirage qua. Lascio andare la Pucci, altrimenti non riesco a farvi le carte. Vediamo quanto sta, La lasciamo qui un attimino, ma adesso lei va via da sola. Ed io inizio, quindi scegliete. Traballa un po' tutto. Scegli Pucci, bravissima. Allora scegliete o il primo mazzetto, poi che andrò a fare con la moneta, il secondo mazzetto con la coccinella. Queste sono sempre stese, generiche e quindi potrebbero non corrispondere a tutti. E il terzo mazzetto con le ali. Quindi, come stavo dicendo, non potrebbero corrispondere a tutti e contattatemi privatamente per avere appunto un consulto gratuito personalizzato con i vostri dati. Ed io inizio, vi do qualche secondino di tempo. Quindi, le ali, coccinella o moneta. Potete scegliere anche due oggetti se volete, o tutti e tre, potete ascoltarli anche tutti e tre. Io inizio con la moneta. Allora, vediamo le notizie che state aspettando voi che avete scelto la monetona, la moneta grande. Vediamo che esito avranno queste notizie, appunto, alla fine, no? Allora, c'è stata una separazione. Probabilmente stai aspettando risposta da quest'uomo o da questa donna che si è allontanato da te. E adesso andiamo a vedere, che esito avranno queste notizie. Prima vediamo appunto le notizie che stai aspettando, l'abbiamo già detto, c'è stata una separazione, per cui una perdita affettiva, oppure potrebbe riguardare anche una perdita di denaro, magari appunto state aspettando anche o soltanto una risposta per quanto riguarda il lato economico, la notizia, appunto. E adesso andiamo a vedere. Ci saranno delle belle parole, quindi l'esito piano piano, diciamo, io ce lo vedo più che positivo, eh? Ci sarà magari un chiarimento con questa persona con la quale vi siete separati? Oppure, diciamo, una riunione lavorativa per queste perdite economiche, se appunto non c'è stato l'allontanamento di una persona. È la vittoria, avrete la vittoria, quindi l'esito sarà positivo per queste notizie che state aspettando. Ci sarà la vittoria. Adesso andiamo a vedere come si chiude il giro con una bella sorpresa. Quindi per voi ci sarà una bellissima sorpresa. Esito più che positivo, appunto, per quanto riguarda il mazzetto numero 1. La stesa numero 1, le tirage in qua con la moneta. Quindi ci sarà sì la sorpresa, Una bella tirata di carte, mi è piaciuta, diciamo che dopo appunto una separazione o delle perdite di denaro, ci sarà appunto la vittoria e una bellissima sorpresa, diciamo delle entrate di denaro, dei bei messaggi da parte della persona che state aspettando, quindi ci sarà il ritorno di questa persona, oppure le entrate economiche o l'attività lavorativa. Magari c'è stata anche una separazione per quanto riguarda l'ufficio, non è che tutti abbiano una relazione sentimentale. Ed è questo era appunto il mazzetto 1 con la moneta. Adesso andiamo a vedere il mazzetto numero 2 con la coccinella.
Iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, cliccando la campanellina scura sulla destra per ricevere tutte le notifiche, come dico sempre, e per i consulti privati troverete gli indirizzi in basso in descrizione sotto ai video. Andiamo a vedere per voi che avete scelto il mazzetto con la coccinella le notizie che state aspettando e che esito potrebbero avere. C'è stata una gioia in passato, una gioia, un incontro, o magari arriverà questo incontro, però questa mi parla del passato presente. Ecco, andiamo a vedere le notizie, state aspettando probabilmente magari il ritorno con voi della pers una persona, però c'è già stato l'incontro. Dovrete fare delle scelte, probabilmente magari c'è più di una persona nella vostra vita, quindi voi state aspettando più di una notizia, quindi dovrete fare una scelta. Adesso vediamo che notizia state aspettando. Compromesso, ci potrebbe essere un chiarimento con una persona, diciamo, per quanto riguarda anche un colloquio di lavoro, il mettersi d'accordo per una proposta lavorativa, un cambio di casa, tante scelte, sono tante scelte. Voi state aspettando più di una notizia, tante notizie dovrete fare, e come dicevo prima, potrebbe trattarsi anche del lavoro, e qui c'è appunto la carta della riunione. Probabilmente state aspettando una risposta per una proposta lavorativa oppure addirittura per un colloquio di lavoro, se non c'è già stato, e dovrete fare delle scelte. Vediamo come si chiuderà, appunto, ma già ci vedo notizie positive perché c'è la carta del compromesso, quindi sia che trattasi di un lavoro, sia che trattasi appunto di relazione sentimentale, affari e tutto, diciamo che la notizia è positiva. Andiamo a vedere come si chiude il giro. Bellissimo, la carta della fortuna, riceverete tanti soldi, entrate economiche e soprattutto se ci sarà appunto questa riunione lavorativa, colloquio, diciamo che il lavoro sarà ben retribuito, guadagnerete anche tanto, Io ci vedo qui tanti soldini, però dovrete fare delle scelte, quindi sì, le notizie che state aspettando saranno più che positive, Un bel mazzetto anche questo. Se trattasi anche di di un ritorno, ci sarà il ritorno. Secondo me però c'è già stato questo incontro e dovrete fare comunque delle scelte. Comunque la risposta è più che positiva. Esito positivo per il mazzetto con la coccinella. Adesso andiamo a vedere il mazzetto con le Mettiamole così, magari riuscite a vederle meglio e non credo, così. Ecco. Allora, scusate, non mi piace questa pietra perché non sta bene così. Ecco, così ti vedono meglio le ali. Andiamo a vedere le ali. Mazzetto con le ali. Le notizie che state aspettando e che esito potrebbero avere. Sono sempre stese generiche e potrebbero non corrispondere a tutti. Quindi contattatemi privatamente per avere delle risposte più precise. Andiamo a vedere per voi che avete scelto le ali, le notizie che state aspettando. Siete stati bene di salute recentemente o in passato? Forse state aspettando una risposta di un esito diciamo, un esito di esame? Una visita che avete fatto tramite l'INPS, ecco, INAIL, tutte quelle robe là. Adesso andiamo a vedere, c'è la carta della gioia, ci sarà una gioia per voi. Quindi io qui ci vedo più che state aspettando un ritorno di una persona, un amore, e ci sarà la gioia, e questa è già una notizia positiva.
Ci saranno anche delle accuse, probabilmente se dovrete andare in tribunale, se dovrete chiarirvi con questa persona, ci saranno delle accuse, però poi ci sarà la gioia, ci sarà l'incontro, ci sarà la riappacificazione, se state aspettando appunto il ritorno di questa persona. Ci vedo anche notizie lavorative, quindi state aspettando anche una notizia per un colloquio di lavoro. E la gioia potrebbe anche essere per il lavoro, eh? Magari questo uomo qui potrebbe essere il vostro datore di lavoro. Andiamo a vedere come si chiude il giro. E dopo questo abbattimento morale, meno male, ci sarà la gioia. Quindi questa carta vale per ultima, perché c'è sempre, ci sarà sempre una gioia. Quindi, ricapitolando tutto, diciamo che non siete stati bene abbattuti, siete stati abbattuti, ma comincerete appunto a stare meglio con la carta della salute. E dopo queste accuse e questo colloquio di lavoro o riunione con i vostri familiari, con un vostro amico, un vostro ex, ci sarà una gioia che potrebbe essere una gioia lavorativa o una gioia per un incontro sentimentale. Quindi, diciamo, quello che state aspettando, le notizie che state aspettando saranno più che positive. Io vi saluto a tutti e vi auguro una buona serata di domenica, se appunto guarderete il video stasera, oppure buon inizio di settimana a tutti. Alla prossima da Miranda. Ciao!